piccolina, se non mi sbaglio. Sì, la piccola, quella là, ha Ah, un piano. ok. No, ok, quello piccolo. Comunque è ottimo che tu ti muti quando vieni ammazzato. Molti invece uso Ma Discord e si sento tutto. il fatto bello è che quando mi ha attaccato c'era la canzoncina in sottofondo, c'era cioè, una cosa proprio impressionante. Sai No. quell'ansia con dire no, speriamo che non mi trovo, speriamo che non mi Io ho immaginato come nei film horror, tu ti nascondi, guarda, mi salvo, poi ti di 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 di. Esatto, la stessa cosa. Allora, qua bastano solo due sensori. Uno bisogna metterlo giù, un sensore sonoro, nello scantinato, e Sì. l'altro nel garage. Vabbè, lo faccio io. Tu Che poi. portati il termometro, che sei più bravo di me col termometro stavolta, perché il termometro è molto più bastardo. E niente, poi non so quale altra cosa puoi usare. Io ho già preso il sensore di movimento. Cioè, i cosi già li ho Li hai presi presi tu? io. Li Sì. vai a mettere tu, uno nel sottoscala e uno Sì, in garage? prima di ingarare così accendo la luce. Comunque è stato impressionante perché ha chiuso tutto. Io mi è venuto il dubbio dopo. No, ma lui adesso Aspetta, mi ha chiamato mia madre. loro praticamente cosa Aspetta, fanno? Adesso. aspetta. Scusami, eccomi. Ti sto dicendo, ma quello adesso loro cosa fanno? La porta la chiudono anche quando appaiono. No, allora, quello che chiudono la porta con l'appaio, quello lo so. Mi ha scioccato che non. Tre, qua ci sono 3 gradi. Aspetta, prima andiamo a picciare tutto, che ca te frega. Acceso, vedi tu. 4 gradi, fai vedere qua 8 gradi. 8, 7, no, qua è 4 Qua inizia, gradi nello stanzino. Andiamo a vedere giù. Lo spammo si deve stabilizzare un po' la temperatura. serve la luce. 6 gradi, 8 gradi, 8, 8, no, 8, vabbè. Ok, devo accendere un po' di luci. No, avevo già 8 acceso. gradi, meno, c'è la freeze qua, possibile. 9, no, 9 alta, 5 in cucina, allora qua serve un sensore, 6, Può essere che in cucina, eh. 7 potrebbe essere, serve un sensore di Sai che, movimento. secondo me l'hai presa al volo di fronte senza saperlo e ti ha fatto zero, capito? 9, ma aveva fatto meno 1. È perché l'hai 9, toccato. 10, 6, meno 1, qua, e qua, e qua, e qua, e Bro, bro, vieni qua. Guarda che cosa c'è qua aperto. qua. Ah sì, allora aspetta, ma ci ho messo. Andiamo. Però secondo me c'è la freeze perché mi ha dato 2 volte meno 1. Mo vediamo. Ma la vedrai con la cosa, con le. Come si chiama? Con la telecamera per le orb se la vedrai, però voglio essere sicuro che sta là. Che Sì, ma secondo me secondo. sì, perché non me lo dà. Non mi dà neanche lo stanzino. È nel Sì, garage. stanzino e cucina non te la dà, perché tu dove l'hai messo tu nel garage Garage. prendi lo stanzino e la cucina. Eccolo là il garage, mo lo sta mettendo, eccolo là, vuol dire che è passato. Può essere che è andato a spegnere. Sì, mi sembra tutto spento, però credo che è andato a chiudere. Aspetta. Però voglio essere sicuro di dove sta. Garage sì, infatti lo dà. Portati la cosa delle orbe. Sì, no, quello sì, io volevo sapere se vuole portare tu il sensore di movimento per lì o Sì, lo lascio. ce l'ho io, ma. Ok, e allora gli prendo quest'altro per il sensore di movimento. Tu hai preso quello sonoro? No. Ho altri 2 sensori di movimento. Ho preso un altro sensore di movimento. Ok, Vedi, l'ho preso adesso anch'io. lo mettiamo dove mi segna la temperatura più bassa. Sì. No, comunque il fatto che ti attaccare, sei la seconda volta che morti in questo videogioco. Sei la seconda volta che muori. Vabbè, dai, la seconda volta su un bordello di partite. Meno qua, meno. Qua è meno 4. Meno 2. C'è la free.
c'è la frizz. Meno uno, meno due. Mettine uno qua, vicino sì. al tre no. di movimento. Andiamo. E segniamoci che c'è la frizz. C'è la frizz, però volevo vedere se c'erano le orb. Vabbè, girati qua. Ma se io ti apro. Oh madonna. Ho capito, ma ce ne andiamo. Mamma mia, che antipatico che sei. Oh, antipatico. Io ho picciato la luce. Ecco qua. Comunque in garage. Secondo me dobbiamo mettere uno almeno in garage per capire il movimento. Però la frizz me la dà là. No, ma non per dire che sta in garage, per vedere il senso. Guarda, infatti mi sta. Perché per vedere se fa un percorso, capito? Perché non sta vicino al televisore. Quindi io mo mi prendo. Sposto un po' di sensori. Ecco, vedi cosa. Eccolo. Aspetta, mo sta là. Mo devo vedere se entra nello stanzino o sta in quel punto e torna indietro in cucina. Perché secondo me sta in cucina. Cioè, nel senso che passa. Quindi. Il sensore dove li vuoi spostare? Uno nello stanzino per vedere se passa in garage veramente. E l'altro lo vuoi mettere in cucina? Perché tu l'hai beccato due volte in cucina. Sì, ho beccato la prima frizz, l'ho beccata in cucina, sì. Perfetto, quindi poi prendo un altro. Tu invece portati già crocifisso e il libro, perché sono sicuro che un crocifisso ci serve almeno per il corridoio vicino alle scale. E poi vediamo se serve per la cucina. Ok? Ok, andiamo. Perché secondo me fa tutto il corridoio, perché hai visto adesso non sono più come piccole zone, te lo fa tutte le zone. Sì, è più di una zona, sì. Quindi questo prendilo dopo. Allora, uno qui. Altro nello stanzino, giusto? Sì, nello stanzino. Ce l'ho messo nello stanzino. Devo prendere solo questo qui e lo metto in cucina. Oh, aspetta le luci. Sì. Si sta divertendo. Ok. Mo controlliamo le orb per sicurezza, che lui passa per di qua. Però qui non credo che passa. Spegnimi la luce per favore, non vedo nulla. Cioè, quel cavolo. Vabbè, è freeze, questo sì, lo so. No, non fa orb per il momento. Almeno qui non c'è orb. Okay. Controlla anche qua. No, ho già controllato, no, non c'è. Possiamo andare. Sì, andiamo. E droghiamoci un attimo perché secondo me. Cioè, vediamo la cosa a quanto sta. Eh no, è a 60. No, ok, a 70, ancora fattibile. Guarda, mo l'ho messo 70, in un modo perché devo capire se passa per la cucina o fa soltanto corridoio e stanzino fino ad arrivare al garage. Vedi, perché mo il garage è a palla, vedi? Ma lo dovrebbe rilevare se va nel garage, perché tu hai messo quello là nello stanzino. Esatto, no, io devo capire se si ferma il garage, se cammina solo in garage. A meno che non passa nel muro. È quella la mia preoccupazione, per questo voglio vedere nella cucina, perché se passa e fa sensore giallo verde in cucina, poi fa subito tutti i sensori verdi, vuol dire che passa per il muro. Però ci dobbiamo drogare, 72 non rischio. No, ma hai visto che adesso ti attacca in qualsiasi occasione, non ti attacca più a 40, a 30, no, 50 già sei a rischio. Ma dove. Allora, noi ci segna. Il sensore ci segna a palla il garage. E mo si è spostato. Palla pro. Non si è spostato. Vabbè, allora andiamo a ricontrollare in garage, no. Allora facciamo così, aiutami, vieni qua con me. No, voglio pigliare il sensore questo qua, il termico, perché voglio capire dov'è. Però tu. Posso portare una telecamera? Sì, se... portami una telecamera, quello io voglio. Poi mi porti una telecamera e faccio anche il bastardo con questo. Sai perché? Perché se è veloce questo bello becchiato che è invisibile. E mi è caduta appena mo la telecamera. È cascata la telecamera. Sì. È normale, non... Voglio controllare. Io mo te le lascio tutte e due nella cucina, mo te le sistemi tu. Sì. No, il libro non l'ha scritto, lo dovevo togliere tutto, lo dovevo togliere. Fai vedere qua quanto è la temperatura. No, ma è 22 gradi. È 22 gradi nel garage. Fa solo rumore nel garage. Però dammi lo stesso, può darsi che è un po' disgraziato questo. Dov'è la... Vedi, ha fatto cadere oggetti, infatti. Fa cadere oggetti. Sì, ha fatto solo cadere oggetti.
Ma non, la temperatura è altissima, quindi non può stare qua. Guarda che faccio, vieni qua, guarda che faccio. Ma mettiamo questo qua, così. È qua comunque l'aria, è questa qua l'aria. Sì, sì, sì. E anche la cucina. Sì, 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 aria e cucina, vieni qua con me che vado. No, perché la cucina è 13 e 16. Non può essere la cucina. Troppo alto. No, io devo capire se... Devo capire se sto disgraziato inizia a correre come un matto a destra e a sinistra. E poi mi servirebbe l'altro libro. Ok. Tu cosa hai preso? Tu prenditi un crocifisso. Prenditi un crocifisso. E poi non so. Allora, c'ho le impronte digitali. Portati la macchina. Ah, ce l'hai già. Allora porta. Dopo prendo la macchina fotografica. Vuoi mettere un altro libro là vicino? Ma per ora controllo se c'è. No. Ah sì, eccole! Questa stanza qua. Interessante, mo' ci entriamo, aspetta. Andiamo, torno subito, dopo prendo la macchina fotografica. Perché secondo me dobbiamo capire che cacchio vuole fare questo. Macchina fotografica. Oh. Ok. E mi serve qualcos'altro? Per ora no, porta. No, porto anche la videocamera. Porto anche l'altra videocamera. Piccolina. Così magari se trovo le orb là. Tipo, un'impronta digitale qua. Vicino al coso qua. Era qui un altro. Ok. Però io sta. Era io non l'ho controllato. Andiamo? Aspetto di vedere le orb se ci sono, bro. Vai. Aspetta. No, niente, niente orb. Vabbè, rimaniamo per il momento così. Ti ho messo il puntatore. Sì. E io quella camera però non l'ho controllata, con la temperatura. E mo andiamo a controllare. Guarda come l'ho messa. Guarda come l'ho messa in un modo. Andiamo al prossimo per vedere. Siamo a 60, ci dobbiamo ritrovare in altra. Cioè questa mo è l'ultima chance che abbiamo, perché non abbiamo più pillole. Allora dobbiamo Io devo andare a controllare quella stanza. Tu vai a... allora aspetta. Facciamo una cosa a divisione, perché sennò è un casino. Portati una telecamera dentro quella stanza. Portati una telecamera dentro. Allora, guarda che voglio fare. Allora, porta la videocamera e porno anche il senso di movimento disposto tutti là a sto punto, perché a sto punto ci sta prendendo in giro. Spostane sì qualcuno, o quello della cucina, della stanza. Vieni bro, facciamo una cosa veloce con tutte le luci accese, con quello che possiamo. 17 adesso, vediamo questo. 19, 16, non è alto. 17 16 17, no, ma è alto, è strano. E qui è basso, però qua non ci dà niente. Ma spero che non si sia buggato qualcosa, perché non è possibile. E qua meno 11 anche qua. No, è il corridoio. È il corridoio che è basso. Facciamo così, vieni qua comunque. Uno qui. Ce li togliamo questi da qua. E che secondo me vola. Questo coso è veloce. Meno 8, questa è la zona che mi dà assai. Questo qua, il salottino, mi dà assai. Ci
Ci sta prendendo in giro. Andiamocene, bro. Spegni la luce. Ci sta trollando la grande. No, comunque il salottino mi dà freddo, mi dà meno 8. Lo so, però io... Master bedroom. Ok, no, ero io, spero di sì. Vedi, là c'è, è uno, aspetta. Salotto. Te l'ho detto. No, lo so che è in salotto, però dobbiamo capire che cazzo. Guarda master bedroom quanto è a palla. Eh beh, perché ti segna il corridoio del salotto, perciò è a palla. Ah, sì. Ok, quindi l'angolazione è sbagliata, questo io con la videocamera, non questa, ma parlo di questa. Questa è sbagliata l'angolazione, vedi? Devo cambiare l'angolazione. Ok. Mettete tutti i crocifissi lì in mezzo, che faccio una risistemazione dei portati l'FM5 per favore, e il coso per parlare a sto punto, vieni qui. Sì, quello fatto. Non spegnermi tutte le luci, maledetta. Ok. Vediamo un po'. I crocifissi stanno bene. Guarda che cosa faccio. Quando le può. Vorrei capire quale... Dacci un segno. Dacci un segno. Dacci un segno. Ah, sei stato tu, oddio, penso che era mostrato. Puoi parlare? Sei qui? Sei qui? Sei giovane? Ok bro, io inizio a uscire perché voglio vedere se stavolta ho fatto la cosa giusta. Ci sta fregando in palesemente, ci ha fregato. Sì, però guarda sto disgraziato, ho visto una cosa, vieni qua. Cioè, guarda qua dove ci sta il sensore di suono. Ma guarda il suo movimento com'è strano. Mo prende, ma tolto il... Vedi? Lui entra in quella stanza. Ci entra. Ma non fa nulla. E poi riesce. Non è buggato, è lui che è disgraziato. Intanto vediamo che cosa sono le opzioni. Perché aspetta, non ha impronte, hai detto? Le impronte le abbiamo testate, no? Sì, ce l'ha le impronte, ce l'ha. Allora tiene impronte digitali e... Perché ho fatto le foto? Ah sì, è vero, avevo fatto le foto, è vero. È giusto. Poi abbiamo Fritz. Ho un gin, non demone, un antu. Però è un gin. Sono sicuro è un gin. Cosa serve per il gin? Allora, l'antu deve avere le orbs. Non l'ho trovato. Detto che non ci sono. Il gin deve avere l'MF a 5, ma l'MF era proprio piatto. Perché non sta facendo nulla, è diverso. Il demone dovrebbe parlare. E allora bro, ti assicuro che è un gin. Anzi no, dovrebbe scrivere il gin. Vabbè, c'è il libro lì, ma non sta facendo nulla. No, niente bro, dobbiamo andare. Mettiamo il sale. Così almeno faccio la foto immediatamente. E la candela, bravo. Andiamo. Sì. Ok.
Almeno mette il sale, facciamo meno due missioni. Che cavolo. Vola, sto disgraziato vola. Dovrebbe. Sì, non sta a calpestare neanche un salissimo. Aspetta, comunque servirebbe il coso, il coso delle impronte digitali. Vallo a prendere. Vai a prendere il coso del della. Ho preso. Dacci un segno. Bro, ha calpestato qui. Vedi? Le Oh, orme. guardalo! Guarda che percorso che ha fatto! Infatti già sono sparite, hai No, no, visto? no, eccolo Tipo. qua, erano qua! Ah, qua. Non, no! No, non dimmi! No! Figlio di put... Puttana! Figlio di puttana. Ok, libro e vedi se parla. L'ho preso io questo coso. Che bastardo! Puoi parlare? C'è anche l'osso qua. E faccio la foto anche all'osso. Ok, non posso farla. Non ho più foto. Non ci credo! Hai capito? Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Bellissimo ragazzi, cioè ci sta fregando alla grande. Non aspetta, controlliamo la salute mentale. Oh, dove vai? Aspetta. No, è per fare una cosa al volo, l'ultimo tentativo, cioè possiamo fare l'ultimo tentativo. Sì, 70 ce l'hai, ma però è proprio l'ultimo però. Sì. Solo che in quella stanza però. Però non ci segna niente, bisognerebbe mettere un sensore là No, dentro. bro, vola, vola, passa tra le mura, vola. Questo disgraziato vola come un dannato. Infatti fa impronte ovunque. Io sono sicuro, bro. A parte che la candela dobbiamo rifare la missione. Allora, tu stai dove c'è la candela. Io vado a spostare un sensore di movimento in quella stanzina. Perché c'è la Infatti luce accesa. Noi non abbiamo acceso quella luce da un pezzo. Vado a mettere solo una cacchio di videocamera con quel coso lì perché manca che sgamiamo che fa il movimento invisibolo e ci ha trollato la grande, andiamo. capito? Perché a sto punto ci sta fregando. Sì, porta una camera e porta pure il puntatore d'occhio lì dentro, dentro sta stanza. Sì, perché ormai mi sta fregando, ci ha fregata la grande però. Ok, il puntatore. Allora lì. Oh, fate anche l'MF, dove l'ho buttato? Quanto cacchio di sale hai buttato? Anche tu hai potuto pensare, sei pazzo. Sì. Vado a pigliare un attimo l'MF. Vai. Comunque mi sembra che ha lasciato pure le impronte anche in quella porta, comunque. Ah, ho dimenticato una cosa importante. Arrivo, bro. Bro, arrivo. Dove ha aperto la porta? Due, nella stanza qua. Te l'ho detto io. Ma l'MF è solo due però. E basta. Dacci un segno. Controlla se ci sta fatto un'impronta qui al muro. Anzi, facciamo la foto direttamente, non lo controlliamo neanche.
Impronta digitale, mi ha confermato impronta digitale su quella porta. Due. No, ci sta vicino all'interruttore, l'ho controllato, vicino all'interruttore della luce. Mi ha dato comunque tre, quindi tutto a posto. Aspetta, niente, due. Aspetta, aspetta, ultimo tentativo di un'altra cosa, guarda, vieni, vieni. Guarda quante cacce di impronte questo. Ma dite, le impronte le devi fare subito. No, no, guarda dove lo faccio questo disgrazio. Questo qua ci sta trollando. Questo qua, qua lo mettiamo l'ultimo tentativo, bro. Per forza, perché abbiamo salute. Però andiamoci. Ci ha chiuso appena la porta lui. L'ho chiusa io, perché sennò ti dà fastidio la luce dell'esterno. Ah, beh, lo sto facendo io. Ma l'ultimo tentativo, la valla spacca, bro. Teniamo una salute mentale imbarazzante, quindi mo o lo troviamo o non lo troviamo. Dobbiamo vedere se si muove veloce, bro. Sta proprio lì. Ah, vedi? Entra in quella cacchio di stanzina. Sì, sì, entra là, è sicuro, abbiamo visto le impronte che ci portavano là. Se io rimarrò quel concetto che è un gin. È un dannato gin. Perché sennò potrebbe essere una Antu, però la... Ma l'MF però mi è salito proprio di pochissimo. L'Antu no, perché delle sfere detto non c'erano, giusto? Le orbs? No. Non ci sono le orbs. Non ci sta neanche questo, no? Allora secondo me è un gin, però ci sta troppo rompendo le scale. Il gin rompe le scatole, comunque il suo umano. Il demone dovrebbe scrivere, però io non ho visto scrittura. Potrebbe essere un gin con l'MF5. Sì, perché sta rompendo troppe scatole. Mettiamo il gin, dai. Comunque almeno orma l'ho beccato, problema digitale, sono contento, dai, metti... io ho messo gin, arrivederci, grazie. Quindi dovremmo mettere anche tecnicamente F5 e vediamo. Ehi, metti MF5. Vedi, 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 hai visto che bastardo, guardalo. Ho visto, va anche nella stanza là, sì, ho visto. Tutta, si fa tutta la zona. Sì, fa tutta l'aria. Cioè, stavolta ti ha fregato, che ti hai detto mettiamolo nel garage e mettiamolo lì. No, è servita in due. Ci ha trollato la grande. Questo è stato tosto, però non lo so, io secondo me la spirit box non mi funzionava benissimo. Però mo provo a fare una cosa, provo un attimo a riavviare il gioco. Mo. Ok, proviamo a mettere gin come va, perché non abbiamo altre possibilità. Aspetta, ti hai detto che può parlare, giusto? Solo parlare? No, no, non parla. No, faccia così, ultimo tentativo ci vado io perché sto aspettando a 3, tu vieni ammazzato subito. Più che altro controlla se ha scritto sul libro. Sì. Dove sei? Puoi parlare? Puoi parlare? Dove sei? Puoi parlare? Puoi parlare? Congelamento? È lì vicino a te, però se non parla significa che non... Vabbè, niente, ciao. Niente. L'hai messo sul libro se magari no. Vabbè, mettiamo gin a riderci, grazie. Facciamo gin. Perché funzionava a me. Secondo me è proprio l'entità che era una rottura. Te l'ho detto. Subito. Oh cazzo, 210. Ma il gin era tosto, il gin era ignorantissimo.